di noi, che siamo attori, cineasti, tutti di cinema e così, invece c'è anche un musicista che aveva già fatto l'attore e che qualcuno mi ha detto grazie che l'hai fatto parlare ieri, una tua fan, perché in Basilicata Cost to Cost tu facevi tutto, no? Quando ho proposto il film a Max è stata la prima persona a cui l'ho proposto, perché l'avevo scritto pensando a lui e pensando ad un musicista, quindi volevo lui, e mi ha regalato anche una bellissima canzone nel film. Quando mi ha detto di sì mi è sembrato un miracolo veramente, che, perché dicevo, perché deve fare questo film con me? Non mi conosce, fa un altro mestiere. Invece lui mi ha detto sì, mi sono molto emozionata e ho capito che averlo convinto mi sembrava già un miracolo. Ecco. Allora, intanto perché non ho un'esperienza come attore, ma adesso in questo film mi sono totalmente affidato alla tua regia, al tuo modo di rendere questo personaggio, perché alla fine è un personaggio molto delicato, ha la stessa sensibilità, è un po' un alter ego di Viola, un alter ego di Barbara, e non era facile interpretare questo tipo di sensibilità, che magari forse è una cosa poetica, che se non ci fosse stata la sensibilità femminile a suggerirmi in che modo dire certe frasi, certe cose, io non so se l'avrei, perché non essendo attore. Però dice Simone, dice, non c'è bisogno di studiare, bisogna studiare come recitare, per recitare un ruolo del genere. Per cui, così come ho letto la sceneggiatura, mi sono, in qualche modo, ho intuito che tipo di personaggio avrei dovuto interpretare, e mi è piaciuto molto questo personaggio già nella sceneggiatura, ma mi è piaciuto ancora di più lasciarmi totalmente, fidarmi totalmente del modo, addirittura il tono, perché per Simona la musica è fondamentale nel film, il tono, quante volte Andrea, è il tono della voce, cioè è suono, al di là del modo della scrittura, quindi anche del modo in cui certe frasi vengono dette e recitate, però il tono è fondamentale, questo perché lei è una musicista, cioè Simona è musicista. No, no, sai perché il tono... Ma intanto mi invento un tantissimo qualcosa di mio, però... Alla fine non sono riuscito per problemi, purtroppo, perché i tempi coincidevano col tour mondiale, se no avrei fatto molto volentieri le musiche di tutto il film, proprio perché sapevo che avremmo fatto qualcosa di bello, l'avrei fatto con te, perché capito, mettevo lì, e questo modo e di sono recitare. Però anche bello che l'ha fatto il maestro Vivaldi, vivente, naturalmente. No. Paolo Vivaldi ha fatto un grande lavoro, perché si è anche molto ispirato alla tua melodia, che ha cercato di... Quindi ne sono felice, certo, il prossimo magari farei tutto. Ah certo, magari. Non mancherò. Magari, quindi, frase con me però, non con un altro. Vabbè, insomma, alla fine ti ricordi Andrea? Sibidim! Cioè, quella scena l'ha fatta fare 60 volte, perché ne aveva quella cazzo di volta che se non usciva quella volta. Però era importante, alla fine il senso, e tutte le frasi, tutto il modo di recitare, c'erano quei crescendo, cioè non mi ricordo qual era la frase, erano delle scale armoniche, quindi questo il dialogo è così, certo, hai ragione, era quella mia, una con me, sono venuta per te, sì, certo. Che era un tono che doveva, non riusciva a dire, diceva sì, ma non hai sbagliato, dico sbagliala, certo. No, una nota stonata, sì, la voglio così. Allora, se noi sentiamo gli uccellini che cantano negli alberi, probabilmente alla fine la necessità dell'uomo di imitare la natura lo fa attraverso la musica, no? Quindi un ciclo canta, e canta non è che pensa che note fa, canta perché canta, e canta pure se nessuno lo ascolta, ma il concetto è questo. È il fatto che però Simona riesce a captare la sensibilità di questo canto, e vi posso dire che nel mio, io non so se sono un bravo attore, però di fatto era a mio agio in questo film, perché mi fidavo totalmente di lei, le battute che facevo anche con Barbara, quelle cose un po' sussurrate, quelle cose... Nessuno avrebbe potuto dirla così. Sei stata un po' felice con lui. Mi chiama per dirmi perché glielo sta dicendo, sono gelosa di te. Allora questo è fondamentale, per cui io, oltre che interpretare per questo ruolo, bello, mi piace molto questo personaggio,
È stata un'esperienza straordinaria proprio perché ho seguito lo spartito che mi ha suggerito Simone.